Lui è Alo Alo, artista italo-filippino che ha portato colore ed energia sul Tricolle. Sulle mura del vecchio edificio scolastico lungo via Sant'Antonio sono esplosi il giallo, il rosso e il blu. Non mi era mai capitato di disegnare un posto così. Sì, di solito faccio più stanzoni, comunque sì, come dicevi tu, residui di un'industria, poi venendo da Torino ancora di più. Cioè, quando poi ho visto le foto e ho visto tutto il verde intorno, allora non ho potuto che fare qualcosa di rampicante. Cioè, l'idea era quella, ecco, fare una specie di edera. Quindi se dovessi spiegarlo alla comunità, chi si fermerà a guardare la tua opera, appunto come la descriveresti? Descriverei come uno svarione. Alo Alo li chiama svarioni, che piacciono tanto ai bambini, uno stile che ha preso forma a scuola durante le ore di filosofia. Appuntavo solo la data e il nome del filosofo oggetto della lezione, ha raccontato Alo Alo, e poi scrivevo in falso arabo cirillico, allenandomi e sperimentando il tratto. Questa casa appartiene ad un privato che l'ha messa a disposizione di Willoke e insieme abbiamo valutato quale potesse essere l'artista che più poteva rappresentare la riqualificazione. Willoke proseguirà nel suo essere zingaro. La settimana prossima sarà a Valle Saccarda. Da quest'anno Willoke diventa festival di street art diffuso. Abbiamo deciso di allargare il nostro raggio d'azione. Abbiamo già realizzato un intervento la settimana scorsa a Valle Saccarda. Riprenderemo in questa settimana sempre a Valle Saccarda e saremo poi invece a fine luglio a Monteleone di Puglia.